Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Star Apulia, detto anche Leonardo di Lecce, o la stella della Puglia, oppure Leonardo the Killer, ma il vecchio slogan come la stella della Puglia, o il nuovo slogan Star Apulia. Vi chiedo scusa se non ho fatto dei video questo mese, ma non ce la facevo. Poi, proprio gli ultimi giorni che volevo fare dei video, è morto. Anzi, è morta mia bisnonna, 95 anni. Poi, un amico del mio padre, poi il mio cane. Quindi, non ho fatto più niente. Un angolino a piangere, però. 27. È deceduta mia nonna, sì, proprio il giorno della memoria, che lei ha vissuto la seconda guerra mondiale, però mi sono dimenticato pure di fare il video del 27 gennaio, che volevo far vedere, far mettere il film La stella di Andrea Ettati, forse mandare un'email a RaiPlay per chiedere se posso fare un video su questo film di 20 minuti o 30, ma non mi ricordo. Oggi vediamo insieme The Sims 4, che usciamo insieme, Expansion Pack, presentazione ufficiale. Finalmente ritorniamo con il carissimo The Sims, che devo installarlo perché mio fratello toglie sempre The Sims. Benissimo. Dovevo mettere delle password per comprarmi un nuovo computer. Lo faccio prima, forse. Iniziamo. Aspetta, forse è questo. Ah, è. Ok, già vedendo possiamo vedere che la Family Generations, in inglese il pack di The Sims si chiama Generation, c'entra più per tutta la generazione, ma vedo di più sui bambini. Sarà veramente una cosa bella perché dopo quasi 10 anni, quest'anno fa 9 anni in The Sims 4, però l'anno prossimo farà 10 anni, anzi 10, non 10, sembra la stessa cosa, finalmente dopo 10 anni, trasciando i vestiti e i capelli che hanno messo gli altri pack di The Sims 4, finalmente i bambini possono avere la loro expansion pack, il loro card del sì, che ho visto quando hanno pubblicato The Sims 4 Generations, che sempre cresciamo insieme, che sarebbe in italiano cresciamo insieme, ma in inglese, ripeto, per l'ultima volta e spero che sia l'ultima, significa che in inglese Generation, in italiano cresciamo insieme. Io spero che metteranno l'asilo. Se non lo metteranno, c'è una mod apposta che vedremo poi quando verrà applicato un nuovo DLC, che proprio aspetterò un mese, però almeno la metto, così vi faccio il video. Costruisci e vivi The Sims 4 Generation. Ho visto che il pack, anzi il luogo dove troviamo questo DLC, lo troviamo, sembra tipo San Francisco, mi sembra un DLC, poi non lo so, o Los Angeles, però mi sembra più San Francisco. Che bello.
Che bello. Oddio. Qua vediamo, oddio, qua vediamo molto bene che finalmente anche i bambini, i toddler, no, i toddler. Sono questi toddler. No, perché mo mi so per un attimo. Sono questi toddler. Sì. Finalmente vediamo che non ci sono, che finalmente hanno messo le bici anche per i toddler, i ragazzi più piccoli, tra all'incirca 5-8 anni, anzi 10. Perché già andando dagli 11 fino ai 18 siamo nella fascia adolescenziale, quindi e già hanno messo un pack l'estate scorsa, cioè vita da liceali, che la sto aspettando veramente da tanto tempo, come vita all'università, che è la giovani adulti. Qua finalmente vediamo che non ci sono solo le bici dei grandi che già venivano fatte, già interpellate dalle Sims 4 gli anni scorsi, ma vediamo finalmente anche le bici per i toddler. Continuiamo, dai. Anche una nuova capigliatura che diciamo non è che mi fa impazzire tanto, però mo, vediamo. Bello. Oddio santo. Oddio. Io sto sperando quel che ha fatto vedere. Poi sto lasciando perché l'ha fatto. Perché. Io spero che metto come lavoro. Non mi ricordo più il nome. Il dottore. Quel dottore che fa la carriera del dottore dei denti, che ora non mi ricordo come si chiama perché la mia memoria non me la fa ricordare. Però questo corso ha, credo che continuo con il pack vecchio della famiglia, dove già la era faceva vedere. Questo mi sembra tipo il continuo del pack, che non è un expansion pack, ma il game pack, che non mi ricordo come si chiama, anche quello vecchio, però tra il 2017 e 2018 quel pack, il game pack. No, vabbè, continuiamo perché però sembra il continuo. No vabbè, che bello. Leccati con gli alberi, che bello. No vabbè. No vabbè. La cosa che mi stupisce è che finalmente anche i più anziani hanno la loro nuova funzione, perché rispetto agli anni scorsi gli anziani, diciamo, non tanto servivano quando nasceva un nuovo bambino. Secondo me, questa è la mia immaginazione reale, perché secondo me non servivano a niente, cioè non è che tanto servivano gli anziani quando nasceva il bambino.
rispetto mo che sto vedendo al nuovo Expansion Pack Generations, che finalmente i genitori della figlia, cioè la madre del bambino che è appena nato, la vanno a incontrare e fanno i doni come è la tradizione mondiale, che i genitori o la famiglia proprio stessa fa i regali alla neo mamma e al neo papà. Ah no, vabbè, questo c'è la Z, vabbè, lasciando i video che vedo, cioè, vabbè, questo lasciamo. Io finalmente sto aspettando veramente tanto questo luogo di Pac, questo luogo di Pac dove farà vedere il continuo del vecchio Game Pac, dove ha fatto veramente una bella cosa per questo, un continuo meraviglioso che veramente non so che dire, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta, sperando che esce un nuovo video. E ciao!